Ma davvero oggi tu mi porti all'allenamento? Sì, che non devo andare in ufficio a quell'ora, posso lavorare da casa. Va bene, però mi piace questo smart working. Da smart a smart, alla fine, la differenza è poca. Quello che una volta era un aggettivo che faceva pensare solo alle quattro ruote, con la pandemia da coronavirus è diventato il più utilizzato in ambito lavorativo. Per quanto riguarda la regione Umbria, si è partiti dal 61,5% del personale impiegato in smart working alla data del 12 aprile, sedicesima regione italiana, in un trend in crescita anche nel secondo lockdown. Nell'analisi del settore privato ci siamo affidati ai dati di Sisas, azienda leader nel settore della segnaletica. Nel periodo marzo-maggio la percentuale di lavoro agile ha oscillato tra il 57 e il 25% e tra ottobre e novembre l'azienda ha ripreso a lavorare smart working per una percentuale intorno al 7,5%. Nel settore pubblico invece la nostra analisi si è concentrata sul comune di Perugia, che nel primo lockdown è arrivato ad impiegare 699 dipendenti in smart su un migliaio circa. Il numero più interessante però è quello al 31 ottobre, con 539 dipendenti in lavoro agile, di cui il 5% appartenente a categorie fragili. Una percentuale complessiva importante che testimonia come l'amministrazione abbia ormai fatto suo lo smart working, mettendo in condizione i dipendenti di poter tranquillamente lavorare da casa. Minori rischi e maggiori comodità che non vanno ad inficiare né sulla qualità né sulla produttività. Ma quali possono essere nel dettaglio queste comodità? Iniziamo dalla sveglia. Avete presente chi deve alzarsi di scatto appena suona per non ritrovarsi nel bel mezzo del traffico mattutino? E chi invece sa che la distanza fra casa e ufficio è pari a quella tra camera e cucina? Ma volete mettere il traffico che ti fa iniziare subito la giornata con il sottofondo musicale giusto? Beh, diciamo che ognuno ha la colonna sonora e la compagnia preferisce. Per non parlare poi dell'abbigliamento, giacca, cravatta e pantalone che non deve essere mai fuori posto. O forse sì. E quando invece la fame inizia a farsi sentire, ecco che il PC ti offre l'opzione 1 e l'opzione 2. La giornata è quasi finita ormai, si può lavorare dopo cena? Una volta ero in impresa e non c'era caffè che tenesse. Adesso, per ritimbrare il cartellino, può andar bene anche una camomilla. Ma ad una certa ora anche i dipendenti smart se ne vanno a dormire. Almeno a letto, però l'abbigliamento è uguale per tutti.